tutti! Oggi si gela, ma ho la finestra aperta perché Vanilla voleva uscire sul balcone. Quindi io la controllo da qua, con la finestra spalancata. Se tutto va bene non prenderò un raffreddore. Se questo non è amore, io non so che cos'è. Vero Vanilla? È lì tranquilla con l'erba gatta, i fiorellini, tutta carina. Oh, che patatina! Vabbè, lasciamo perdere. Oggi parliamo di cinema. Ebbene sì, perché effettivamente un po' di tempo fa ho notato di aver fatto un video, mi sono ricordato, che raccontava le letture che mi hanno appassionato alla letteratura e alla mia passione del leggere in generale, ma non credo di aver mai fatto invece un video sui film che mi hanno appassionato al cinema. Voi sapete che prima ancora di diventare lettore, io già da bambino ero praticamente cinefilo, appassionatissimo di cinema, mi guardavo tantissimi film, avevo anche la TV in camera, quindi io a volte stavo sveglio di nascosto a guardare i film che passavano di notte, mi registravo con le VHS film magari in orari improponibili che volevo recuperare. Quindi diciamo che la passione per il cinema c'è sempre stata, e come vi avevo raccontato, quella per la letteratura è nata concatenandosi a quella del cinema in realtà, perché magari andavo a leggere dei libri che avevano ispirato alcuni film che amavo, e quindi poi mi andavo a recuperare tutta la bibliografia del tal autore e si espandeva un po' tutto il mio percorso all'interno della lettura. Però secondo me quello che mancava effettivamente era un film, che era un video che parlasse dei film che hanno acceso chi più chi meno in me la passione per il cinema. E non necessariamente sono tutti i film miei preferiti quelli che vi presento, magari alcuni li ho molto ridimensionati col passare del tempo, però per me hanno un posto speciale nel cuore proprio perché hanno contribuito ad appassionarmi a questo mondo meraviglioso. E ci sono altri film che comunque io, per me, hanno un significato affettivo molto forte. Ad esempio vi posso dire che da bambino il mio film preferito in assoluto era Matrix, quindi anche quello probabilmente può avere una sua presenza scenica all'interno del mio percorso di innamoramento verso il cinema. Mi ricordo che quando avevo visto Matrix ero completamente impazzito, ero magari, non so quanto avessi colto, perché comunque è un film estremamente complesso. Io credo di averlo, andavo all'elementare sicuramente, credo il secondo elementare, sì, 99 è uscito, comunque era appena uscito, io l'avevo visto, mi ero innamorato perdutamente, era proprio il mio film preferito in assoluto. E mi ricordo che ogni volta che andavo, che veniva anche trasmesso in TV, io me lo rivedevo costantemente. Quindi anche quello assolutamente è un film da citare, ma quello, l'ondata di genere, il genere che proprio ha acceso in me la passione per il cinema, proprio la prima scintilla vera e propria, non può che essere l'horror. Cioè io sono partito piccolissimo già con l'horror, e in particolar modo due filoni, se vogliamo. Allora, il primo incontro con il cinema horror che ho fatto, parliamo tarde elementari, inizio medie, alcuni visti di nascosto, altri così d'amblè, però quando li davano in TV me li guardavo, quindi easy. Però erano proprio i film che mi avevano veramente incuriosito e di cui e su cui effettivamente poi ho costruito tutta la mia scoperta successiva. Allora, il primo filone necessariamente da nominare sono i film di Dario Argento, che io mi guardavo e mi piacevano tantissimo. Ce ne sono due in particolar modo che veramente in me hanno acceso tantissimo interesse, e sono Fenomena, ma soprattutto Suspiria. Quando l'ho visto da ragazzino, Suspiria mi aveva completamente stravolto. Ero particolarmente affascinato dai colori di questo film, poi certamente c'era anche l'aspetto trasgressivo del guardo un film horror con lo splatter, che cosa trasgressiva. Però in realtà, anche se partivo magari con quell'intenzione, poi guardando
i film di Dario Argento, veramente ero completamente travolto dalla carica visionaria dei suoi film, i suoi classici ovviamente sto parlando. Fenomena in particolar modo mi è rimasta totalmente impressa la sequenza della casa completamente ricoperta da mosche, che trovo tuttora una delle immagini più oniriche e meravigliose del cinema horror, ma Suspiria in questo è assolutamente imbattibile, tutto con questi colori al neon, fucsia, rosso, poi c'era il tema delle streghe, che è un tema che mi ha sempre affascinato, l'ho trovato veramente un film in grado di parlarmi ed è stato, diciamo, una bella pietra miliare in questo senso per la mia formazione di cinefilo, a cui poi nel filone, diciamo, horror italiano, perché questi due filoni che vi sto raccontando sono viaggiati un po' in contemporanea in realtà, però il primo filone è Dario Argento e horror italiano, che poi pian piano ho iniziato con tante ciofeche, per carità, però ho iniziato a registrarmi perché mi ricordo che ne davano uno qua proprio nei primissimi anni 2000, direi 2001-2002, li davano a notte fonda, uno a settimana tipo il giovedì alle 4 del mattino su Italia 1, quindi io impugnavo il registratore e poi di ritorno da scuola mi cacciavo in camera, mi guardavo il film che avevo andato il giorno prima, al venerdì, no? Me lo guardavo nel pomeriggio e mi ricordo di aver visto così robe come Le Porte dell'Inferno, Enigma di Fulci, ecco, tra quelli io non posso non nominare come altro film formativo in questo senso E Tu Vivrai nel Terrore, L'Aldilà, di cui in realtà ho il DVD, ma come simbolo di questo filone ho scelto Suspiria, però E Tu Vivrai nel Terrore, L'Aldilà, nonostante sia un film di eccessi tipico di Lucio Fulci, con questo splatter molto scenografico, a volte volontariamente in your face, è un film che mi aveva completamente incantato per la sua atmosfera soffocante gotica, che mi piaceva parecchio. Però se c'è un filone horror che io non posso non considerare, perché credo che quello sia stato veramente la base su cui è partito tutto, è l'horror giapponese, in particolar modo l'horror asiatico in generale, perché qua si inseriscono anche diversi titoli di film coreani, hongkongesi, thailandesi e via dicendo, però il Giappone particolarmente ha un aspetto preponderante in questo. E io mi ricordo che guardavo tutti i film horror giapponesi prendendoli al blockbuster, era appena arrivato il clamore intorno a questo genere, perché stava per uscire The Ring, il remake, e prima che uscisse mi ricordo che MTV tra l'altro trasmetteva gli horror giapponesi tipo al venerdì sera alle 10, quindi anche un momento in cui potevo anche stare sveglio, me li guardavo. Se devo scegliere un film però rappresentativo di questo filone, che per me è veramente stato un colpo al cuore e che tuttora posso considerare il mio film horror preferito probabilmente, o comunque nella top 3, non posso non citare Pulse di Kiyoshi Kurosawa. Questo per me è tuttora un capolavoro, è strepitoso, non guardate assolutamente quel remake monnezza che hanno fatto gli americani, imbarazzante, se devo essere sincero, perché poi talmente adoravo Pulse originale, sono andato poi a recuperarmi il remake americano che era uscito tipo anche lì nel 2004-2005, quegli anni lì, e osceno, veramente era imbarazzante. L'originale è strepitoso perché io amavo tantissimo queste atmosfere angoscianti, lentissime, è strepitoso. Poi una cosa che io ho adorato di Pulse, di cui ho fatto anche una recensione singola sul canale, quindi se siete curiosi andatela a vedere, è proprio questa ambiguità nel raccontare i villain, che sono questi fantasmi che attirano le persone tramite internet per spingerle al suicidio e decimare la popolazione. Però comunque il fantasma in questo senso non ha un aspetto malefico come può averlo una Sadako di The Ring, per dire. Sono delle creature sole, incorporee, che cercano solo qualcosa
qualcuno con cui stare nell'aldilà. È estremamente toccante da questo punto di vista e contiene alcune delle più angoscianti sequenze del cinema horror. Quindi diciamo che l'horror giapponese è stato importantissimo per la mia formazione di cinefilo, e dovrei citarne altri: The Ring, Dark Water, Ju-on, anche Two Sisters, che è coreano, però è anche quello era molto importante, è stato molto importante per la mia formazione, secondo me, e poi tanti altri, The Call di Takashi Miike, però il rappresentante perfetto è sicuramente Pulse, che è veramente una gemma nel genere. Poi stiamo parlando comunque del periodo della mia iper preadolescenza, e non posso non citare questo film che io ho guardato con grande entusiasmo, perché ero già un enorme fan di Bjork. Ok, ovviamente sto parlando di Dancer in the Dark di Lars von Trier. Ok, quindi io all'epoca avrò avuto tipo 11 anni, quando l'ho visto, 10-11 anni, e mi ricordo che era stato dato, attenzione perché io ho questa cosa, ho la memoria su queste cose inutili, ho la memoria su altre no. Mi ricordo che era un evento perché era comunque un film che aveva molto avuto successo nell'anno dell'uscita, Palma d'Oro a Cannes, Palma d'Oro a Bjork, Bjork che esordisce come attrice, anche se in realtà aveva già recitato in qualche produzione indipendente islandese, però comunque esordisce come attrice all'apice del successo musicale, diretta da Lars von Trier, quindi aveva fatto molto clamore e, come film, e mi ricordo che quando era passato in televisione, qualche anno dopo, che è quando l'ho visto io, è passato nella rassegna I Bellissimi di Rete 4. Proprio si diceva prima visione TV, c'era proprio questo grande hype. Io no, ero talmente angosciato dalla vita che ho detto: oddio, finalmente lo vedrò anch'io Dancer in the Dark, perché era un'epoca in cui internet in casa mia manco c'era, no? E di certo non lo usavi per guardare i film, perché la connessione andava col telefono, ok? Quindi dovevi aspettare o andare al Blockbuster o aspettare che andassero in TV, quindi lo davano in TV. Io ero tutto un brividino e mi sono proprio messo con il registratore, però non sono andato a letto, non l'ho puntato, perché avevo il terrore che la cassetta non partisse, a volte questo scherzetto succedeva, quindi io sono rimasto sveglio fino alle 11:30, puntato il registratore, sono andato a letto. Quando poi l'ho visto il giorno dopo, tornando da scuola, ad essere in The Dark, ho pianto come una fontana, cioè sono rimasto veramente svuotato, perché io, è proprio, senza entrare nel dettaglio, ma è un film che non mi aspettavo andasse in quella direzione lì, soprattutto quando magari hai 10-11 anni e non sai che cosa faccia Lars von Trier o il suo cinema, quindi io ero rimasto impietrito, ho detto non può finire così, non può andare avanti così, ed ero impietrito, mi aveva completamente traumatizzato, ma allo stesso tempo, quella stessa settimana, l'avrò visto 5 volte, un po' per le canzoni di Bjork, un po' perché Bjork recitava, però in ogni caso devo dire che è stata una bella mazzata, che però allo stesso tempo mi ha spinto poi subito a recuperare tutto quello che è stato fatto, che Lars von Trier aveva fatto fino allora, e diciamo esplorare anche in quel senso l'ambito cinematografico. Però devo citare assolutamente due film che veramente mi hanno fatto innamorare al cinema, quelli che ritengo estremamente responsabili in questo senso e che mi avevano spinto anche a sognare di diventare regista in primo luogo. Quindi veramente i due film che per me hanno l'importanza più grande. Uno, lo saprete benissimo, è Ferro 3 La Casa Vuota, che è il mio film preferito in assoluto, di Kim Ki-duk. Quando l'ho visto mi aveva fatto volare. È un film che vi racconto spessissimo, quindi non mi soffermo troppo, però è una bellissima storia di amore legato al silenzio, della forza comunicativa del silenzio e anche della vacuità delle parole usate a sproposito, come avviene nei personaggi secondari, perché è un film dove i due protagonisti non parlano, i personaggi secondari parlano troppo e i personaggi principali, che non parlano mai, parlano con il silenzio e si innamorano nel silenzio, ed è un approccio estremamente potente. Per me, quando l'ho visto,
Anche questo l'avevo preso al Blockbuster, perché comunque nella mia preadolescenza di follia sul cinema asiatico, poi horror, poi pian piano mi sono approcciato anche al cinema asiatico in generale. Avevo anche un blog chiamato Cinema Asiatico, e quindi pian piano andavo ad esplorare altri generi e così ho scoperto Kim Ki-duk. Quindi da Ferro 3 poi sono partito, ho recuperato tutto in massa, la Samaritana, Time, vabbè, Time è arrivato dopo, però all'epoca c'era la Samaritana, l'Isola, Address Unknown, Crocodile, eccetera. Però Ferro 3 è stato proprio il lancio di questa grande passione, e nello stesso periodo avevo visto anche Vive l'amour di Simon Liang, che diedero su Fuori orario di Rai 3, che è gravemente responsabile per la mia passione per il cinema. Vive l'amour di Simon Liang, che per quello per me è stata una grande mazzata. Ho detto, allora si può fare veramente un cinema estremamente potente, anche nel silenzio, comunque raccontando la storia in modo che vuole raccontare in modo diverso, in modo potente. È stato veramente un incontro incredibile quello con Vive l'amour, perché mi ha offerto uno sguardo diverso su un cinema anche radicale a volte, perché comunque se guardate un film di Simon Liang vi renderete conto che è un cinema composto da lunghi piano sequenza fissi con dialoghi quasi assenti, ma allo stesso tempo in quell'assenza comunica tantissimo, è estremamente potente ed è un bellissimo film sull'incomunicabilità e l'alienazione. Di questo vi ho fatto una recensione singola, credo che il video si chiami Il mio film preferito in assoluto, lì mi soffermo tanto, quindi recuperatelo se siete curiosi, comunque ve lo sparcio sempre. Poi, sempre grazie a Fuori orario, in quegli anni lì della preadolescenza, non posso non citare altri film che per me sono stati importanti in questo senso. Allora, io non posso non citare Tetsuo di Iron Man di Shinya Tsukamoto, che poi ha lanciato per me l'amore per questo regista straordinario. E l'ho scoperto così. Io prendevo TV Sorrisi e Canzoni per guardare semplicemente i film che avrebbero fatto di notte. Ok, quindi usavo la mia paghetta, compravo TV Sorrisi e Canzoni e mi sottolineavo i film che avrei voluto registrare e guardare. E soprattutto stavo attento anche a Fuori orario, dove capivo, potevo avere accesso a un cinema più stravagante, bizzarro, comunque originale. E avevo visto che TV Sorrisi e Canzoni segnalava una rassegna su Shinya Tsukamoto, su Fuori orario di Rai 3, a notte fonda. Ovviamente io all'epoca avrò avuto 10-11 anni, non sapevo ovviamente chi fosse Shinya Tsukamoto e vedevo semplicemente film Giappone horror, come era segnalato così, no? E allora nella mia testa era un film da recuperare, poi era un film che era scritto, era dell'89, quindi magari è un classico del cinema horror giapponese, io ero già entrato lì così, quindi ero gasatissimo e la rassegna comprendeva, me lo ricordo ancora, quindi praticamente l'intero cofanetto che poi ho comprato comprendeva Tetsuo 1, Tetsuo 2 e le avventure del ragazzo del palo elettrico. Il giorno dopo avevo il cervello in pappa quando ho rivisto la cassetta dove avevo registrato i film, e lì mi sono innamorato di Shinya Tsukamoto, perché ovviamente io mi aspettavo un horror classico, non è horror, possiamo definirlo body horror cyberpunk. Vabbè, Tetsuo di Iron Man è un film iconico, è il primo film appunto della saga di Tetsuo, che ha ridefinito il linguaggio di Tsukamoto, che è molto legato all'ibridazione tra corpo e macchina, ed è la storia di questo impiegato che pian piano si trasforma in una macchina, in un cyborg, con delle sequenze iconiche come il suo pene che diventa una trivella, gli spacca casa, ok? È un film estremamente sporco, punk, aggressivo, con musica industrial potentissima. Innamorato perso, quando l'ho visto ho detto non ci posso credere, è fighissimo. E lì anche in quel caso ho avuto prova di come il cinema fosse molto multisfaccettato, e quindi è importantissimo per me. Altri film beccati su Fuori orario, che io ho visto grazie a Fuori orario e che in quel periodo lì, che per me sono stati formativi, sono stati Elephant di Gus Van Sant. Un film che mi aveva completamente annichilito all'epoca, poi tra l'altro ero nel target abbastanza giusto, nonostante sia un film molto particolare,
perché comunque ero pre-preadolescente e è un film sull'adolescenza. Sull'adolescenza dannata, se vogliamo. È un film bellissimo questo, è la ricostruzione della storia tragica, dei fatti veri, del massacro di Columbine avvenuti negli Stati Uniti nel 99, dove due studenti entrarono armati nella scuola superiore dove studiavano e hanno acceso il fuoco. Una cosa che, ahimè, purtroppo negli Stati Uniti succede ogni 2x3, però il modo in cui è raccontata questa storia è straordinario e a me aveva molto colpito quando lo vidi la prima volta, perché è una storia che in mano a qualunque regista sarebbe diventata o un documentario da Netflix o una storia ipermelodrammatica e ipernarrativa. Quello che mi aveva colpito di Elephant era proprio la capacità di raccontare questa sospensione, questa giornata fuori dal comune, presentandoci in realtà per larga parte una giornata comune. Quindi ti presenta veramente un giorno di scuola classico, dove pian piano si inserisce questo elemento del massacro che sta per avvenire, e lo fa anche con queste inquadrature lunghissime, questi lunghissimi piano sequenza degli studenti che camminano e ripresi di spalle, tu c'è sempre questa angoscia che poi ci sia un colpo di fucile e non arriva mai, perché il vero massacro parte a 10 minuti dalla fine. Quello che vuole raccontare Gus Van Sant è tutto il contesto prima, attraverso più personaggi e attraverso le vite quotidiane degli studenti che lui racconta, ti fa veramente capire tutta la rete sociale che si crea nel contesto scolastico, ed è interessantissimo, è veramente potente, soprattutto perché non è un film che fa spettacolarizzazione della violenza, non spettacolarizza quello che vuole raccontare, ma anzi è molto minimale, è molto pudico nel modo in cui lo racconta, e l'ho sempre trovato straordinario, cioè poi all'epoca era proprio un cazzotto in pancia, bellissimo, bellissimo. E un altro film beccato su Fuori Orario di Rai 3 che mi aveva fatto innamorare, che tuttora è uno dei miei film preferiti, Blow Up di Michelangelo Antonioni, e da lì è partito il mio amore per Antonioni. Io mi ero innamorato di questo film che avevo visto, avevo registrato, perché banalmente leggendo la trama, all'epoca ero un ragazzino piccolo piccolo, mi incuriosiva, perché comunque Blow Up parte da una intuizione molto interessante, perché la storia di questo fotografo che scatta delle foto in un parco e attraverso un ingrandimento si accorge che forse ha fotografato un cadavere e quindi probabilmente un delitto su cui bisognerà scoprire qualcosa. Ecco, Michelangelo Antonioni parte da questa intuizione thriller, ma non è la storia che vuole raccontare, perché prende ovviamente una piega molto più esistenzialista, molto più legata al suo tema cardine, che è l'incomunicabilità. E proprio questo fatto che il film prenda una piega totalmente diversa e che si lasci proprio andare sull'ambiguità e la sospensione era una cosa che mi aveva colpito tantissimo e che poi mi ha spinto a, ovviamente, come mio solito, approfondire tutto Antonioni, a cercarmi proprio sui film e a innamorarmene, perché poi mi è battuto tantissimo il cuore per Deserto Rosso, L'Eclisse e tantissimi altri classici che ritengo in questo senso molto formativi. Poi Blow Up mi aveva proprio colpito, grazie anche alla potenza visiva del film, che pullula di anni 60, ma allo stesso tempo è estremamente contemporaneo. L'ultimo film che cito è un'opera che comunque nella mia preadolescenza ha avuto la sua importanza, preadolescenza-adolescenza. Riguardato adesso è un film invecchiato male, perché è molto figlio dei suoi anni, l'ho rivisto di recente e ha perso un po' del suo potere sovversivo, secondo me, però nel mio cuore ci sarà sempre spazio per lui, e sto parlando di Short Bus. Questo l'avrò visto milioni di volte, questo film, e io l'ho scoperto perché compravo una marea di riviste di musica e mi ricordo che su un articolo di XL della Repubblica, che esisteva e non esiste più, si parlava di Short Bus appena uscito al cinema, come un film estremamente trasgressivo. Io, siccome c'avevo già questa allure trasgri, proprio perché trasgressivo voglio vederlo, e poi me l'ero recuperato, diciamo, e l'avevo visto, avrò avuto tipo 13 anni.
13-14 anni, e effettivamente mi era piaciuto tantissimo. Ovviamente c'era il brivido trasgressivo, un po' rock and roll, di questo film che mi intrigava, ma mi piaceva tantissimo come mostrasse l'amore e tutte le sue sfumature in modo brioso. Anche se il film comunque racconta anche tematiche più toste, qual è la depressione. È una storia di amore libero, se vogliamo, Shortbus. Sono più storie che si intrecciano con questo spirito un po' commedia, però grottesca, con anche dei momenti estremamente grafici ed espliciti a livello sessuale, perché è lì che aveva creato scandalo il film. Nella storia, le storie che si intrecciano sono di una coppia omosessuale che... dove uno dei due soffre fortemente di depressione e quindi arrivano forse alla scelta di introdurre un terzo partner al loro rapporto, una mistress che incontra i suoi clienti ma è anche lei afflitta da una profonda solitudine, e una sessuologa che non ha mai raggiunto l'orgasmo. Quindi queste tre storie si incrociano e si ritrovano in questo short bus, che è questo locale costruito all'interno di un autobus che toglie tutti i tabù, toglie tutte le maschere, dove la gente si può divertire. E in realtà il film, partendo da questo, parla di tantissimi temi legati alla sessualità, anche alla depressione, come vi dicevo, all'identità, in modo spumeggiante, brioso, potente, molto interessante. Per me questo film è stato un grande classico per l'adolescenza trasgri, e comunque lo porto nel cuore sempre e mi piace tuttora, lo amo tantissimo. Però, rivisto di recente, ho detto, cavolo, è quanto fa anni 2000 questo film, è proprio invecchiatino, però adoro tutto. E quindi niente, questi erano alcuni film che ho scelto come punti di partenza che poi hanno scatenato la mia passione per il cinema, che naturalmente non si è fermata lì. Ho aggiunto al mio corollario di film preferiti tantissimi titoli, tantissimi autori, ho esplorato molto di più, però se devo scegliere dei titoli che veramente hanno fatto la loro forza, saranno questi. Fatemi sapere se qualcuno di questi film li avete visti anche voi, che ne pensate, quali sono i film che hanno acceso la vostra passione per il cinema. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!